Un fucile a cane mozze modello Beretta lubrificato e pronto all'uso e tre cartucce a pallettoni ben occultati all'interno del camino della villa di Latiano di Cosimo Franco, 57enne titolare di una pizzeria nelle vicinanze della stazione di Latiano. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri questa mattina dopo una perquisizione nella sua abitazione. I militari dell'arma in seguito ad indagini che hanno portato alla casa del 57enne nel corso della perquisizione hanno richiesto l'ausilio delle unità cinofile che hanno portato appunto i carabinieri alla canna fumaria del Camino dove è stata ritrovata l'arma. Da un controllo più approfondito del fucile e delle sue caratteristiche tecniche è stato riscontrato che l'arma era stata rubata durante una rapina avvenuta nel 2010 a Carovigno ai danni di alcuni anziani che avevano denunciato appunto la sottrazione. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasportato nel carcere di Brindisi dove resta a disposizione del pubblico ministero Valerio Farina Valaori mentre ulteriori riscontri sono effettuati sull'arma nell'eventualità sia stata usata successivamente. la rapina.